Arboricottura è la raccolta di racconti in forma di ricettario. Contiene 18 storie ispirate a vicende vere che mi sono state raccontate e che ho rielaborato in forma nuova. Queste storie hanno come ingrediente comune appunto il cibo. Però, nel libro non troverete l'elenco dettagliato degli ingredienti, con tanto di indicazione della quantità approssimata al grammo, né maniacali descrizioni sui procedimenti di preparazione, né temperature e tempi di cottura o suggerimenti per impiattare, perché l'importante sono appunto le storie. Gli ingredienti sono una proposta e quel che conta è il tocco personale. La difficoltà non è quella della ricetta, ma quella percepita nella memoria sedimentata. Il periodo ideale è spesso quello immaginato. I tempi sono quelli di questi amori. Passati, presenti o futuri, possibili o impossibili. Amori sensuali, familiari, filiali, amori nel senso più profondo che si può dare a questa parola. Superano i confini del genere, della geografia, dell'anagrafe, della cultura, della consuetudine, della vita e della morte. Se vi piace il per sempre qualcosa troverete, ma non è raccontato come il migliore dei finali possibili, perché il lieto fine è nella consapevolezza di aver vissuto intensamente per quello che si è voluto, creduto, sperato, odiato o amato, per quello che è durato. Amore in cottura è la mia ultima raccolta di racconti. Io sono Loredana De Vitis, il libro è interamente illustrato da Roberta Ranieri e le edizioni sono quelle di Collettiva Edizioni Indipendenti.